Buonasera a tutti dal TG regionale per sordi. Eugenio Giani ha vinto le elezioni regionali in Toscana. Sarà lui il nuovo governatore toscano, succedendo Enrico Rossi. Il centro-sinistra dunque mantiene il controllo della regione, con Giani che ha ottenuto il 48,62% delle preferenze. Sconfitta la principale sfidante, Susanna Ceccardi del centro-destra, che si è fermata al 40,45% dei voti. Terza la candidata del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, con il 6,4%. Staccati gli altri candidati. Tommaso Fattori ha preso il 2,23%, Salvatore Catello del Partito Comunista lo 0,96%, Marco Barzanti lo 0,9%. E Tiziana Vigni lo 0,43%. L'affluenza è stata del 62,6%. I cittadini toscani hanno scelto il nuovo governatore e rinnovato il consiglio regionale. In Toscana, come in tutta Italia, contestualmente si sono espressi anche per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, e parte di loro anche per le comunali. Per il referendum ha vinto il sì, sfiorando il 66%. Andrea Bedini è il nuovo sindaco di Follonica, in provincia di Grosseto. Il rappresentante del centro-sinistra supera Massimo Di Giacinto del centro-destra al ballottaggio, con 54,01% e 5.972 voti. Massimo Di Giacinto si ferma al 45,99%. Le schede bianche 171, le nulle 211. A Follonica si votava solo per il ballottaggio ordinato dal TAR, che a dicembre scorso, dopo un riconteggio delle schede, aveva annullato l'elezione di Benini avvenuta a maggio 2019. Riprende lunedì 28 settembre la didattica in presenza dell'Università di Firenze, che conta una popolazione universitaria di circa 47.000 studenti. La didattica sarà duale, cioè un terzo degli studenti farà lezioni in aula nel rispetto delle norme anti-Covid. Il resto farà didattica a distanza, in presenza circa un terzo degli studenti, perché la capienza delle aule è ridotta del 65%. I rimanenti saranno a distanza perché tutte le lezioni saranno videotrasmesse. Il meccanismo prescelto dunque è quello della turnazione degli studenti, dando però la precedenza ai nuovi iscritti. Le lezioni saranno registrate online sulle piattaforme dell'Ateneo per tutto l'anno scolastico. Mantenere le promesse fatte e sostenere il settore della ristorazione, uno dei più colpiti dall'emergenza coronavirus, sono le richieste del gruppo Ristoratori Toscana, che rappresenta 1.000 imprenditori a Firenze e 15.000 in Toscana, al nuovo presidente della regione Toscana, Giani. Auguriamo buon lavoro. Ora ci aspettiamo che mantenga gli impegni che ha preso nei confronti della nostra categoria, firmando durante la campagna elettorale il manifesto di Ristoratori Toscana, spiega il portavoce dell'associazione Pasquale Naccari. In Toscana sono 13.970 i casi di positività al coronavirus, 74 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei casi di oggi è 44 anni circa. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 68% è risultato asintomatico. Il 14% Pauci sintomatico. Il 49% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi non si registrano nuovi decessi.
In merito all'incendio di questa mattina in un'azienda specializzata per il recupero e riciclo del legno, il sindaco di Cerreto Guidi, provincia di Firenze, Simona Rossetti, ha chiesto ai residenti di chiudere in via cautelativa le finestre delle abitazioni. Lo ha fatto tramite un post sul proprio profilo Facebook. Il rogo è stato spento dopo alcune decine di minuti, ma la colonna di fumo acre è stata notata ad alcuni chilometri di distanza. Non si registrano interventi del 118 per intossicazione. Sul posto anche l'ARPAT per eseguire i propri rilievi. A maggio ero contrario perché secondo me era troppo presto, però poi visto l'emendamento dei contagi con numeri sotto controllo, si trattava solo di aspettare. È giusta ora la decisione di riaprire gli stadi, ovviamente, non con la capienza completa. Ritengo però che siano troppo pochi i 1000 posti. A dirlo è stato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ai microfoni di una trasmissione TV. Io sono per una riapertura graduale, ha detto ancora, che consenta un utilizzo dello stadio dove le dovute misure di con le dovute misure di sicurezza, cioè la distanza, l'uso della mascherina e con la capienza che può andare via via aumentando. È chiaro che una riapertura totale in questo periodo non potrà esserci, conclude Sileri. E non faceva parte della lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze il giocatore del Torino, risultato positivo al coronavirus. Lo precisa una nota del club. Il tesserato asintomatico è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino seguirà dunque tutto l'iter previsto dal protocollo anti-Covid richiesto dalla FIGC. Stamani sgombero di una palazzina in disuso nel complesso di Villa Basileschi in via Lorenzo il Magnifico a Firenze, di proprietà della regione, occupata lo scorso 19 settembre durante la manifestazione per l'orgoglio LGBT indetta da militanti di area anarchica. Le operazioni delle forze di polizia sono iniziate stamani alle 9:30. All'interno trovate una decina di persone. E ora uno sguardo alle previsioni del tempo per domani in Toscana, molto nuvoloso sulle zone di nord-ovest, con frequenti rovesci e locali temporali. Maggiore variabilità altrove, con precipitazioni più sparse e prevalentemente temporalesche. Scatta dunque il codice giallo per piogge e temporali fino alla mezzanotte di domani. I venti moderati sulla costa e deboli all'interno. I mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud. E per quanto riguarda le temperature, in lieve calo però sul nord della regione. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.